Xiaomi Mi 10 Lite e OnePlus Nord sono due mediogamma 5G che sfruttano lo stesso sistema on-chip. Tuttavia, tra i due ci sono ben 100 euro di differenza. Quindi, qual è meglio scegliere a seconda delle proprie esigenze? Scopriamolo insieme nel confronto diretto. In merito all'estetica, lascio decidere ad ognuno di voi il suo preferito, ma è un dato di fatto che il OnePlus sia più curato nei dettagli. Penso alle cornici più sottili che corrono attorno al display e allo scalino meno evidente tra profilo laterale e vetro frontale. Due elementi che ad un occhio attento fanno capire sin da subito quale sia lo smartphone più costoso. Tra l'altro, lo scalino in questione, oltre ad essere antiestetico, non è il massimo nemmeno al tatto, ma se ci mettete su una cover è un qualcosa che passa totalmente in secondo piano. L'ergonomia, come per le rifiniture, è un altro aspetto a favore del OnePlus. Perché, oltre ad essere più basso e stretto dello Xiaomi, presenta anche maggiori accorgimenti lato software per agevolare l'uso ad una mano. Ovviamente OnePlus Nord non è di certo uno smartphone compatto, ma vi assicuro che quel mezzo centimetro in meno in altezza si sente tutto quando riponete il telefono in tasca, e il millimetro e mezzo in meno in larghezza vi conferisce una presa più salda. Guardando i profili dei due telefoni, scopriamo che solo il OnePlus ha uno slider fisico per passare da suoneria a vibrazione a modalità silenziosa, mentre solo lo Xiaomi è dotato di ingresso jack ed emettitore infrarossi. Riguardo la parte di design, mi stavo per dimenticare di dirvi che, prendendo in esame queste colorazioni, sullo Xiaomi risultano molto più evidenti le ditate e che entrambi, pur non avendo la certificazione IP68, dovrebbero resistere ad una caduta accidentale in acqua. Sia OnePlus Nord che Mi 10 Lite montano dei pannelli AMOLED, la qualità visiva è sovrapponibile ed entrambi si vedono molto bene sotto luce diretta del sole. Il vantaggio del OnePlus risiede nella maggiore frequenza di aggiornamento, che gli conferisce un maggior senso di fluidità in fase di utilizzo. Tuttavia, la luminosità minima del Nord è un po' più alta del dovuto, cosa che si può facilmente risolvere con un'app come Twilight, mentre sembra che non ci sia soluzione al fenomeno degli aloni verdi che affligge alcune unità. Se non sapete di cosa sto parlando, mi riferisco a degli aloni che si vedono esclusivamente a luminosità poco elevate e su schermate che vanno dal grigio chiaro al grigio scuro. In alcuni casi sono più evidenti e in altri meno, e in merito non mi dilungo ulteriormente visto che ne ho già abbondantemente parlato nella recensione del OnePlus Nord. In questa sede mi limito a dirvi che, tralasciando i casi più gravi, il più delle volte è qualcosa di davvero irrilevante che non va ad inficiare l'esperienza con il dispositivo. Quindi, fossi in voi, non rinuncerei a OnePlus Nord per questo motivo, specialmente se è l'unico con tutte le caratteristiche che vi interessano. Sia Mi 10 Lite che OnePlus Nord hanno un sensore di impronte ottico situato sotto il display. Il secondo riconosce leggermente prima l'impronta, ma per quanto riguarda la velocità di sblocco, a causa dell'animazione più lenta del OnePlus, arrivano spesso insieme. Mi 10 Lite e OnePlus Nord sono dotati entrambi del sistema on-chip Qualcomm Snapdragon 765G, accompagnato da 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria di archiviazione veloce sullo Xiaomi, e 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria di archiviazione, sempre UFS 2.1 sul Nord. Nell'uso quotidiano, il più delle volte, arriva un filo prima il OnePlus. E se a ciò aggiungiamo le animazioni più fluide sempre su quest'ultimo, vuoi per una maggiore cura software che per i 90 Hz e il maggior quantitativo di app che riesce a tenere aperte in background, ne deriva che l'esperienza d'uso risulta più piacevole e pagante. Quindi, se questo è per voi un aspetto fondamentale, dovreste scegliere OnePlus, ma allo stesso tempo vi dico che tralasciando le sensazioni dovute a quel filo di reattività in più e alla maggiore fluidità, nella pratica tra i due non cambia quasi nulla, visto che non saranno di certo pochi millisecondi a fare la differenza. Come al solito, se siete interessati a visionare lo speed test completo e senza tagli, potete trovarlo attraverso il link in descrizione. Giocando ad Asphalt 9 ho notato un comportamento abbastanza diverso dei due smartphone. Lo Xiaomi per la gran parte del tempo ha un frame rate più basso, ma i lag nelle scene più ricche di effetti sono meno vistosi.
mentre il OnePlus è sensibilmente più fluido di Mi 10 Lite per la maggior parte del tempo di gara, cosa che prescinde dai 90 Hz visto che lo si nota anche a video, però presenta dei lag più vistosi in alcuni frangenti. Personalmente trovo più appagante l'esperienza di gioco complessiva che permette OnePlus Nord. Sia Mi 10 Lite che Nord hanno 4 fotocamere posteriori, di cui 2 ciascuno realmente utili, e si tratta ovviamente delle principali da 48 megapixel per entrambi, ma stabilizzate otticamente solo su OnePlus, e delle ultra grandangolari da 8 megapixel. Le altre 2 fotocamere, in ambo i casi, sono i soliti seminutili sensori macro e di profondità. All'anteriore invece, il OnePlus, oltre a presentare un sensore più grande e risoluto di quello dello Xiaomi, è dotato anche di un'ottica secondaria per selfie ultra grandangolari. Per info sulle app fotocamera di Xiaomi e OnePlus vi rimando alle rispettive recensioni e passiamo quindi agli scatti di confronto. Iniziamo con 2 foto ultra grandangolari, che offrono una qualità simile in termini di dettaglio, ma differenze cromatiche importanti. La verità tra i 2 scatti è nel mezzo. Passando alle fotocamere principali, si assottigliano di molto le differenze cromatiche, ma effettuando un crop su alcuni particolari, risulta molto più definita l'immagine del OnePlus. Queste 2 macro, in termini di qualità, sono sovrapponibili. Ciò che cambia è solo il punto di messa a fuoco. In questa scena preferisco il OnePlus in termini di resa cromatica, ma per dettaglio ha fatto meglio lo Xiaomi. E vale lo stesso per le prossime 2 serie di scatti con ultra grandangolo e fotocamera principale. Fermo restando che per notare differenze in termini di dettaglio bisogna zoomare parecchio. Effettuando uno zoom digitale 2x, in questo caso fa meglio il Nord per dettaglio e lo preferisco nuovamente anche per resa cromatica. L'immagine dello Xiaomi è fin troppo chiara come nei casi precedenti. In questo caso invece, con le fotocamere ultra grandangolari, pochissimi dubbi. Lo Xiaomi si è comportato sensibilmente meglio, catturando molti più dettagli del OnePlus che ha impastato parecchio l'immagine. La stessa scena, immortalata con le fotocamere principali, rende meglio sul OnePlus grazie ad un miglior HDR, che ci mostra più dettagli sia sulla vetrata della chiesa che sull'albero. Effettuando uno zoom 2x invece, giusto qualche differenza cromatica, mentre per dettagli siamo lì, ne mostrano più o meno a seconda delle zone dell'immagine. Poche differenze in termini di dettaglio per questi 2 scatti con la fotocamera principale, mentre per quanto riguarda i colori preferisco lo Xiaomi in alcune zone e il OnePlus in altre. In questa scena, in condizioni di luce medio-basse, emerge invece la superiorità tecnica del OnePlus dovuta alla stabilizzazione ottica, cosa che potrete notare anche nelle prossime 2 serie di scatti, sempre in condizioni di luce medio-basse. Tornando invece in esterna, in condizioni di buona luce, vediamo nuovamente come le differenze tra i 2 siano minime. Le fotocamere ultra grandangolari da 8 megapixel a sera lasciano quasi sempre il tempo che trovano, ma essendo questo un confronto, vi dico che in questo caso ha fatto meglio il OnePlus, sia per resa cromatica che per dettaglio, e vale lo stesso anche per i 2 scatti successivi con le fotocamere principali. Sullo Xiaomi c'è una tinta leggermente giallognola, che in realtà non c'era, e in termini di dettaglio, per l'ennesima volta quando c'è meno luce, fa nuovamente peggio del OnePlus, pur cavandosela in maniera più che dignitosa. I restanti scatti sono tutti in condizioni di luce più difficili e non sto neanche a commentarveli, visto che 8 o 9 volte su 10 è il OnePlus a spuntarla in queste condizioni, sia con la fotocamera ultra grandangolare che con la principale.
la qualità video per quanto concerne stabilizzazione, messa a fuoco e livello di dettaglio è sovrapponibile, ma il OnePlus rispetto allo Xiaomi offre tre vantaggi. Il primo riguarda i colori molto più naturali dei video in 4K, che tuttavia sullo Xiaomi con un po' di pazienza si potrebbero correggere in post-produzione. Ma a ciò si aggiunge il fatto che solo il OnePlus permette di passare da un'ottica all'altra a riprese in corso, anche se solo in 1080p 30fps per ora, e in più la qualità della registrazione audio ad alto volume è migliore sempre sul OnePlus. Ma ascoltate voi stessi. Tirando le somme sul comparto fotovideo, direi che OnePlus Nord tra i due è il vincitore netto. In particolare i due smartphone se la giocano quando si tratta di foto in condizioni di buona luce, ma non appena inizia a calare la superiorità del OnePlus, sia per il sensore della fotocamera ultragrandangolare leggermente migliore, ma soprattutto per la fotocamera principale stabilizzata otticamente, viene fuori. Per quanto riguarda i video invece non c'è storia, Mi 10 Lite non fa male, ma i colori del OnePlus, la possibilità di passare da un'ottica all'altra e la miglior cattura dell'audio ad alto volume, in certi contesti fanno la differenza. La capacità delle batterie di questi due smartphone è molto simile, ma in termini di autonomia, volendo sfruttare i 90 Hz del OnePlus, vince lo Xiaomi. Infatti se Mi 10 Lite ho dovuto caricarlo in media dopo un giorno e mezzo di utilizzo, quindi verso le 16-17 del giorno seguente alla carica, il OnePlus che ho usato sempre a 90Hz ho avuto bisogno di caricarlo quasi sempre verso l'ora di pranzo del secondo giorno di utilizzo. Quindi con uso medio Mi 10 Lite fa un giorno e mezzo con una carica, mentre il OnePlus si ferma qualche ora prima, ma con buona probabilità usandolo a 60Hz anziché 90 dovrebbe riuscire a pareggiare o quasi l'autonomia dello Xiaomi. L'aspetto positivo è che con entrambi è difficile rimanere a secco nell'arco di una giornata, ma se dovesse succedere il OnePlus ad offrire una tecnologia di carica molto più rapida. Pensate che partendo da zero recupera il 70% in appena 30 minuti. Quando ho realizzato le riprese c'erano le patch di giugno sullo Xiaomi e quelle di luglio sul OnePlus, e parlando di supporto software, il secondo credo che sarà seguito meglio, anche se va detto che Xiaomi almeno un aggiornamento ogni 3 mesi lo rilascia e che aggiorna la versione della sua interfaccia per diversi anni. In merito alle personalizzazioni software dei due produttori, quindi la MIUI per Xiaomi e la OxygenOS per OnePlus, è tutta una questione di gusti. Quindi, se volete approfondire l'argomento per conoscere meglio lo stile grafico e le funzioni dei due software, vi invito a guardare le rispettive recensioni. In questa sede mi limito a dirvi che su entrambi ho trovato dei piccoli bug. Nulla di grave in ambo i casi. Nel quotidiano mi sono trovato bene con ambo i telefoni. Però, guardando lo storico delle due aziende, se qualcuno dovesse chiedermi quale scegliere tra Xiaomi e OnePlus per l'affidabilità software, direi OnePlus. Anche perché presenta maggiore attenzione ad alcuni elementi grafici. Penso ai bordi stondati via software in alcune app, o alla modalità scura che non va in contrasto con altre app, come mi è successo sullo Xiaomi. In merito a ricezione del segnale telefonico, del wifi e del GPS, mi sono trovato ugualmente bene con entrambi. Anche se, a dirla tutta, a detta di qualcuno, la ricezione telefonica del OnePlus non è proprio al top. Parole che non voglio mettere in dubbio, ma potendo giudicare solo la mia esperienza, ribadisco che mi sono trovato bene e che non ho avuto problemi. La qualità audio in chiamata, sia tramite capsula auricolare che in viva voce, è paragonabile. Mentre, volendo sfruttare cuffie cablate, lo Xiaomi offre una qualità di gran lunga superiore. Quindi, se avete un paio di cuffie cablate dalle quali non volete separarvi, vi sconsiglio il OnePlus. La resa sfruttando un adattatore Type-C ingresso jack è davvero deludente e giusto sufficiente. Con cuffie Bluetooth invece la qualità offerta da entrambi è buona ed è la medesima. Riguardo connettività e sensori, vi ricordo che stiamo parlando di due medio gamma pronti per le reti 5G, ai quali non manca nulla di importante. Tuttavia vi ricordo che lo Xiaomi ha da offrire in più l'emettitore infrarossi e la radio FM. Come ho detto ad inizio video, tra Mi 10 Lite e OnePlus Nord, entrambi nelle versioni da 128GB, ci sono ben 100€ di differenza. Quindi, qual è meglio scegliere a seconda delle proprie esigenze? Se non siete amanti di Android Stock e non vi interessano i 90Hz e quella marcia in più per quanto riguarda foto e video, ma volete semplicemente un medio gamma abbastanza longevo e che se la cavi bene un po' in tutto, il mio consiglio è quello di risparmiarvi questi 100€ e di optare per lo Xiaomi.
che per quel che costa offre già parecchio. In più, sempre il Mi 10 Lite va incontro a tutte quelle persone che sono affezionate e usano ancora l'ingresso jack, la radio FM e l'emettitore infrarossi, un qualcosa, specialmente quest'ultimo, che torna ancora parecchio utile. Invece, se volete un dispositivo più piccolo e leggero, curato nel design, siete amanti di Android Stock e date molta importanza all'esperienza d'uso e alla fluidità, allora dovreste scegliere OnePlus Nord, che tra l'altro offre una decisa marcia in più dal punto di vista fotografico. Bene ragazzi, spero che questo confronto vi abbia chiarito almeno un po' le idee. E arrivati a questo punto, vi ricordo come sempre che in descrizione al video trovate i link per acquistare gli smartphone protagonisti di oggi e supportare al contempo il canale. In più vi invito a seguirmi su Telegram per non perdervi le migliori offerte relative al mondo della telefonia e su Instagram per aggiornamenti sui prossimi video e per restare in contatto tramite messaggi in direct. Detto ciò, vi chiedo di farmi sapere tramite un commento quale scegliereste e perché tra Mi 10 Lite e OnePlus Nord. Oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.